Io ho fatto un discorso ai ragazzi inizio settimana, mettendo da parte tutto quello che è successo fino a questo momento, tutte le contraddizioni che ci sono state anche normali, contraddizioni che ci sono state tra giocatori, piazza, giornalisti, con l'allenatore e quant'altro, e di far finta che c'è una persona nuova, un allenatore che sta lì, che vuole vedere giornalmente gli allenamenti, vuole vedere giocatori che hanno la convinzione, la cattiveria, la voglia di ribaltare un momento negativo, e quindi tutto quello che è successo prima non mi interessa. Volevo vedere questo durante questa settimana. C'è stata una reazione, c'è stata una consapevolezza. Ho visto giocatori cambiati da un punto di vista mentale, e le mie scelte domani, oltre che avere una rilevanza tecnica, ma questo è ovvio, ricadranno certamente su giocatori che ho visto convinti di scendere in campo per vincere. È una partita, come sempre, importante, in questo caso una partita in cui arrivano due squadre che sono in difficoltà. Certamente il Bologna ha più punti di noi, quindi è più sereno, però non credo che sia così sereno perché ovviamente non vince da un po'. Noi giochiamo in casa e andremo in campo per vincere. Quello che conta domani è vincere. Dobbiamo vincere, dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità, dobbiamo entrare in campo con la mentalità che ci ha contraddistinto nelle prime partite, che ci faceva andare in campo sereni, spensierati. So che non è difficile in questo momento, ma in queste settimane ho lavorato molto sulla testa dei ragazzi per far capire loro che quello che abbiamo fatto in tante partite, al di là poi del risultato, è un qualcosa che abbiamo fatto in diverse partite, non in una sola. Non potevano essere cose episodiche. Se le abbiamo fatte perché c'è qualcosa di c'è un lavoro dietro, perché siamo stati in grado di farle anche contro grandi squadre.